attesa spasmodica, concentrazione e tanta adrenalina. È l'ultimo atto del moto estate in quel di Cervesina. Weekend di passione con tanta voglia di mettersi in mostra dopo un anno difficile che non ha impedito ai piloti di coronare il proprio sogno, correre e dare gas. Il circuito di Cervesina farà da cornice ad un ultimo atto imperdibile in attesa di un 2021 spumeggiante. E allora ragazzi, i nostri piloti sono pronti ad accendere i motori, spegnere i semafori e dare gas. Il moto estate è qui! La griglia di partenza della classe CRV, siamo in gara 1 per 8 giri interessantissimi in quel di Cervesina. Parte in pole position Reda Elli, che ha stampato un 1:20.895 alle sue spalle, a completare una prima fila interessantissima Venezia 1:21.099 e soprattutto un Visconti che vorrà fare una buonissima gara, Luciano Visconti, che ha chiuso in 1:21.230. Attenzione, perché Visconti ha qualche decimo di distacco dai primi due, ma è pronto a dare tanta battaglia in vista di questa gara. Seconda fila che si apre con Ioverno, che ha chiuso in 1:22.945, molto lontano dalla prima fila, un po' come Stefano Cosso Camera, che ha chiuso in 1:23.096, qualche millesimo di stacco da Ioverno, ma pronto anche lui a dare battaglia, viste le due precedenti gare in quel di Varano. E infine Sgariboldi in sesta posizione a chiudere la seconda fila. Terza fila che si apre con Cherubini 1:23.219, Trucco 1:23.539 e poi Spatari che chiude in 1:23.806. Quarta fila al decimo posto si apre con Bossotto 1:23.822, Gomez 1:23.989, qualche manciata di decimo da Bossotto e poi soprattutto super Andrea Tomio che chiude in 1:24.066, non un tempone per Andrea che proverà comunque a dare battaglia almeno per rientrare nelle prime 10 posizioni. Quinta fila che si apre con Piovani 1:24.745, Grillandini 1:24.763 e Luca Maggio 1:24.816, veramente anche qui una manciatissima di secondi tra il tredicesimo e il quindicesimo. Si apre poi la sesta fila con Mardegan 1:25.219, Perego che chiude in 1:25.652, parecchio attardato, ed infine Jacopo De Maria che chiude in 1:26.037. Jacopo ha sfondato il muro dell'1:26, proverà comunque a dare battaglia in una classe dove si presenteranno tantissimi piloti, un po' come Di Giacomo. Sandro Di Giacomo ha chiuso in 1:26.328, lontano da De Maria, ma pronto anche lui a battagliare in gara 1 e poi anche pronto in gara 2 da questo punto di vista. Pignatale 1:26.982, Bossoni 1:27.445. Apre l'ottava fila, Gerardi in 22esima posizione, 1:27.568, Bruno Walter riesce a stare sotto l'1:28 chiudendo il suo tempo in 1:27.719, non tanto lontano dallo stesso Gerardi, ed infine Sani 1:28.126, Altomonte ad aprire la nona fila in 25esima posizione, 1:28.227. Al suo fianco Miozzo in 26esima posizione e poco bello 1:30.018. Infine ultima fila con Passoni 1:30.501, Rinieri 1:31.980, qui i tempi sono diventati veramente altissimi, ed infine Regen 30esimo 1:35.987, a chiudere in 11esima fila Ortu 1:40.056. A questo punto classiche interviste pre-gara, andiamo da Nilo e poi tutto pronto, scaldano i motori per gara 1 in CRV. Luciano Visconti, sono abituato a scherzare. Occorre essere seri per domandargli che come ha intenzione di affrontare la gara di domani nel caso in cui dovesse piovere. Beh, allora, innanzitutto non pensiamo a domani, che è meglio pensare ad oggi. Strano che tu non abbia esordito con il sorriso più bello del CRV, perché l'altra volta mi avevi fatto un complimento che mi ha fatto molto piacere. Non si dà per scontato. Ah, ok. Comunque, innanzitutto pensiamo a quello che dovrà avvenire in qualifica 2. Il tempo ci sta accompagnando oggi.
La qualifica 1 è andata benissimo, sono molto soddisfatto di come sono andate le cose. E speriamo di fare il passo anche in qualifica 2 e a migliorare ancora qualcosina, perché siamo sulla strada giusta. Spero veramente vivamente di fare la gara sull'asciutto, perché qua siamo molto competitivi. Però dovesse arrivare il bagnato, abbiamo già in passato dimostrato di saperci fare, per cui non lo temiamo, lo rispettiamo ma non lo temiamo, per cui ben venga il bagnato se dovrà arrivare. Per chiudere ti chiediamo un sorriso. Buona continuazione a tutti e grazie di tutto. Grazie a te Luciano. Ciao. Nei box con Stefano Cosso Camera, che ricordiamo l'altra volta lamentava delle mancanze sui freni. Oggi com'è la moto, come la trovi? I freni vanno bene, per fortuna. E stiamo ancora lavorando un po' sul mono, però il feeling è buono, sto migliorando. E il problema è stato un po' non aver trovato giri buoni in qualifica, però ci siamo. Adesso qualifica 2, cerchiamo di fare quello che riesco a fare e di riprendere i primi. Dell'eventualità che domani possa piovere? Lì siamo un po' inesperti. Abbiamo fatto poche uscite con l'acqua. Comunque sull'acqua è tutto un terno al lotto. Punto di domanda. Già. Dai, ci vediamo domani a Parco Chiuso. A domani. Ciao. Ciao ragazzi. Siamo nei box con Jacopo De Maria, che sappiamo conoscere benissimo questa pista, però non sappiamo se ha già provato a correrci quando fosse bagnato. Siccome non sappiamo come sarà il tempo oggi, facciamoci dire qualcosa da lui. Ciao a tutti, sì, queste condizioni sono totalmente nuove per me, perché sul bagnato non ho mai corso e sarà un'avventura tutta nuova. Speriamo che comunque sia non sia necessario mettere le rain, perché si è sempre un po' così sulle uova quando siamo sul bagnato, però cercheremo comunque di fare bene in base alle condizioni del meteo e questo è quanto. Però hai un grande team che ti supporta. Assolutamente sì, Team Protom non mi ha fatto mancare nulla finora, devo ringraziare tantissimo Francesco Rocchio e tutta la squadra, tutti i meccanici, perché sono sempre stati disponibilissimi, pronti a sistemare la moto. Abbiamo lavorato tanto lo scorso weekend dei test e anche questo weekend, prima delle qualifiche, durante le qualifiche, abbiamo fatto tante modifiche alla moto che ci hanno permesso di trovare un buon feeling e soprattutto una sicurezza mia di guida, che è quello che mi mancava adesso e mi dà fiducia, ecco. E quindi spero davvero nel tempo buono, perché abbiamo provato sull'asciutto fino adesso, sul bagnato come ho detto prima non abbiamo mai guidato, quindi stravolgeremo tutto e non sarebbe proprio il massimo, ecco, per tutto il lavoro fatto, però sono fiducioso, dai, sono fiducioso. Grandissimo, ci vediamo a fine gara, grazie. Assolutamente, grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao. Bentornati in quel di Cervesina, qui al mio fianco un nuovo compagno d'avventura, Andrea Cherubini. Buongiorno a tutti. Eccolo qui Andrea, che tra l'altro ha gareggiato all'interno della gara, ma non possiamo spoilerare nulla, caro mio Andrea. Una gara assolutamente interessante. Vado volanti a ricapitolare la griglia di partenza: Redaelli, Venezia, Visconti prima fila, seconda fila Ioverno, Costo Camera, Sgariboldi, Cherubini partivi dalla terza, settima posizione con Trucco e Spatari, bandiera rossa. Andrea, pista complicata quella di Cervesina? Sì, complicata, e ti dirò anche di più: di solito nei trofei monomarca, dove prevale un pochettino di più il pilota rispetto al mezzo, di solito ci si dà tanta battaglia. Ci si dà tanta battaglia, è quello che ci aspettiamo un po' tutti. Bandiera rossa, abbiamo visto che c'è stata un attimo una situazione abbastanza importante con la bandiera rossa, la bandiera verde che sventola, sta per iniziare quello che è la gara 1 della CRV. In questo momento il cuore, guarda come impenano. Vai, dimmi un po' di sensazioni. Il cuore, questo va a 10.000 in questo momento, di qualsiasi pilota, quando si spegne il semaforo, l'adrenalina è difficile da contenere. Vediamo nella parte race. Mamma mia, che scodata subito.
Colpo di frusta clamoroso da parte di Governo, se non ho visto male. Da cambiare le mutande. Mamma mia, eccoci qui, è proprio da cambiare le mutande. Intanto siamo in sella con Cosso Camera, Stefano, che partiva da una buona posizione, la quinta, mi sembra che abbia mantenuto, anzi forse addirittura è quarto. Dopo ti chiedo, Andrea, un po' di andare ad affrontare, ad analizzare quello che è il circuito. Adesso rimaniamo un po', facendo un po' di pura e mera cronaca di quella che è la gara. Pochi giri è molto one shot, cioè devi dare tutto subito e non puoi aspettare. In effetti, purtroppo ti dico che bisogna sempre stare molto attenti alle gomme nei primi due passaggi, anche perché sono delle gomme che sicuramente siamo aiutati dalle termocoperte, ma con quella temperatura diversa tra l'altro rispetto al giorno prima. Infatti poi c'era anche, faceva un po' freschino, specialmente in gara 1, i primi due passaggi bisogna stare un pochettino volanti. Andre, ti trovi in sesta posizione in questo momento, Redelli, Governo, Venezia, Cosso, Tommio Cherubini. Tommio ha avuto una buonissima partenza, partiva dalla decima, si trova in quinta. Tu Cherubini, sì, invece Andrea, ti trovavi in settima, sei in sesta. Sì, purtroppo sono partito malissimo io. Come perché malissimo, sei sesto? No, sono partito male, fidati. Poi ho recuperato subito, ma mi vergogno di essere milanese, perché milanese devo andare, abbiamo solo i semafori. Sei obbligato ad andare forte quando si spegne un semaforo. Non hai abbiamo capito, le curve, capito? Hai capito? E invece tra non l'altro sono partito devo male. Sottolinearti una cosa, Andrea. Io non vedo più Visconti, che partiva da una buonissima terza piazza, o non è proprio partito, avuto qualche problema? Secondo me si è tirata per cappello, perché una cosa un po' strana, molto strano. Ho visto una moto sdraiata, ma non mi ricordo se c'ho un hai un flash. Ho visto una moto sdraiata dal tornantino a sinistra, non vorrei che fosse stato lui. E andiamo intanto in sella con Bruno, che sta provando a rimontare. Ricordiamo tantissimi piloti della CRV, vediamo se ci entra. No, non riesce ad entrare. Andiamo un po' anche a fare un po' una disamina sul circuito, Andrea. Che circuito è questo di Cervesina? Allora, sicuramente... Io ho visto, ti faccio una premessa, ho visto quelli di Varano, tu mi hai detto wild card, non mi sono presentato a Varano. Ti hanno detto che devi stare attento a quello che mi domandi, che io non mi tolgo mai. Non hai un pelo sulla bocca. No, se c'è cioè, qualche pelo... Tanto. Assolutamente, ho sentito diversi piloti, diverse interviste. Intanto Redelli sta iniziando a prendere del margine importante, Andrea. Sì, lui è... Che c'erano però già, se uno vede già dalle prove... aveva un passo chiaramente diverso. Sono andato a spiare anch'io avendo il 600, però cerco sempre di mettere dietro chiunque mi si metta davanti, perciò sono andato a vedere il passo che aveva, sia lui che i suoi, che quelli che c'erano dietro, e aveva già un gap superiore. Andrea, ho sentito diversi piloti che dicevano un circuito bello ma pieno di buche, ad esempio. Sì, purtroppo ti dico che quando grande sorpasso di Bruno, paura intanto. Si è infilato molto aggressivo sul mio pilota, poi tra l'altro Passoni, che non vedo l'ora di farti rivedere l'immagine. Ti facciamo un mazzo così, ti facciamo. Andrea, è volata la gara, siamo già a metà, gara. Tu mi parli passaggi. Come un pazzo, mi parli, io non ci capisco niente purtroppo. E allora no, scherza, a parte che scherzi, Andrea Cherubini straordinario qui in cabina di commento insieme a me, Redelli, Venezia, Governo, dietro Cosso Camera, Cherubini, Bossotto, Tomio, che sta scendendo un po', Spatari, Sgariboldi, Maggio. Mi stavi dicendo un circuito molto particolare e una temperatura, Andrea, che devo dirti la verità, io ad esempio anche nel sono arrivato lì alle 8, ad esempio la distanza che c'era tra le 8 e le 11, poi dalle 11 alle 4, sorpasso, paura, in dritto, grande. Ha cercato la retromarcia però, quando la tiri così. Ma ci sta provando, sta tirando tante staccate, per provare a rimontare, dicevo, anche è una domanda proprio tecnica questa, la temperatura fa la differenza in queste assolutamente sì, si vede anche nelle categorie dove c'erano piloti di alto livello che hanno fatto fatica a fare i tempi che intanto il sorpasso di Giacomo Secco su De Maria, caro il mio Andrea Cherubini, per la quindicesima posizione. Giacomo sta provando a risalire, Sandro, una partenza non ottimale ma ci sta provando, mi dicevi appunto che in altre condizioni avrebbero fatto un altro primo. Assolutamente la temperatura dell'asfalto fa la differenza, è un fattore importante, incidente in quella che è una gara che sta letteralmente volando, che ha visto Redelli con una grande partenza. Andiamo a rivedere la partenza, esempio Walter Bruno qui ha lasciato di sasso il suo pilota vicino, però molti piloti, tantissimi piloti in CRV, per Bruno non li ho visti in nessun'altra categoria. Penso che sia a me piace come categoria, tantissimo, tra virgolette. La cosa brutta di questi 6 giri, 7 passaggi, che sono troppo... le gare mi hanno fatto almeno di 10 passaggi. Sono... Quindi stiamo anche facendo un esposto anche agli organizzatori. Sì, per favore, se l'anno prossimo Andrea Cherubini gareggerà,
vuole 10 giri a gara, così almeno anche io con la mia voce anche posso perderla meglio. Anche c'è tempo di cambiare la dentiera, se togli il catetere, che quando arrivi a 50 poi iniziano gli altri problemi, delle scusanti. Ecco, appunto, mentre stiamo rivedendo un po' la partenza da parte di un po' tutti quanti voi piloti, questo è Sandro Di Giacomo, che in realtà ha provato a scavalcare tutti all'esterno. C'è anche uscito, visto che tanti piloti interpretano ad esempio Andrea differentemente la prima curva, la staccata qua, la prima curva. C'è chi va esterno largo e poi entra dentro fortissimo, chi invece la fa interno e poi non riesce, fatica con la moto. Ti dico che lì è un po' la propria indole, comunque se ci sono piloti che sono un pochettino, sanno benissimo, sanno benissimo comunque sei piloti che la prima curva è molto importante, anche su gare così corte, la gara la fai i primi tre passaggi, quattro passaggi, perché dal primo arrivare ti fai... Sai che io non pensavo, Andrea, però devo dirti la verità, mi trovo totalmente d'accordo, perché l'ho visto in tante gare, quando prendi un vantaggio che puoi prenderlo già al primo giro, ho visto delle gare ad esempio in 300, in 600, anche in 1000, nonostante possa esserci, se tu prendi uno stacco di 2,5 secondi, se poi tieni quel ritmo, è difficile che ti vengano a riprendere. Certo, perché poi dopo viaggi a decimi, no? Cioè, ci sei 2 secondi tra un pilota e l'altro, nel giro di 2-3 passaggi riesci a rientrare. Ma se tu facessi il distacco che passa dal primo già al sesto, al primo passaggio, ti accorgi che c'è magari 3 secondi, 4 secondi. E magari perché è una partenza fatta male. Ma dove sei tu? Io non ti vedo. Io ero nello slow motion di prima. Mamma mia, ragazzi. Mentre parlavo mi stavo guardando che... Si guardava, si specchiava. Andrea Cherubini si specchiava. Questa è la realtà. Un po' di narciso. Un po' di narcisismo ci sta. Reda Elli intanto ha creato. Mamma mia, che gap, che margine. E l'avevi detto bene prima. Sì, si vede che aveva un altro passo. Passo diverso, anche rispetto a Venezia e Inverno, che stanno combattendo per la terza piazza. Tu invece mi ti sei inchiodato. Visto come era adesso aspetta la moto, l'ho visto fare condurre anche in modo corretto un mezzo. L'ho visto fare anche in altre categorie, anche in categorie più basse, vedere proprio pam pam, dare delle assestate. Ad esempio Campa ce l'avevo visto in 600, se non sbaglio, che era la classe di Manfredi. Ho visto proprio dare due sberle alla moto, perché sennò si mette di traverso. Andrea Clovini qui a mio fianco, ve lo voglio sempre ricordare, non è che è scomparso, sta veramente matando e sta veramente dicendo delle cose assolutamente estremamente interessanti. Stefano Cosso Camera, andiamo con lui live. Andrea, lo conosci tu come pilota, Stefano? No, non lo conosci personalmente. Ho cercato di spiare il più possibile, perché ti essendo fuori comunque. Bandiera blu! Da questi... Bandiera blu, quindi ci sono già dei doppiati. Sì. Mamma mia. Sì. Vuol dire che proprio siamo su livelli completamente differenti. Secondo me qualsiasi campionato, certe posizioni comunque sia, sono sempre... gli altri sono sempre di buon livello, io dico. Di buon livello, assolutamente. È chiaro che i fenomeni li vediamo a domenica mattina, quando accendiamo la televisione. Cioè. È chiaro che qua conta molto girare, conta molto provare in mezzo, tante prove, più prove fai, e chiaramente più ti avvicini al tuo limite. Certo. Tanto tu ridi e scherzi, noi qua ce la stiamo chiacchierando bella allegramente, siamo arrivati tranquilli al sesto giro, ci ho capito una mazza della gara. Penultimo passaggio. Mi hai veramente... Io intanto sto guardando, no, che ci sono tipo adesso che... Bruno, bel sorpasso! Ha provato a chiudere la traiettoria. Bello, bel sorpasso, anche lì ci sarebbe da aprire un discorso, perché vedo tanti piloti, tanto è stato contro ripassato perché è più lento la moto. Chiaramente avendo una categoria mista, chiude per eccolo cercare lì di lasciare meno spazio a Bruno per poter entrare dentro nell'interno, per lasciargli l'interno. Permettimi che ti dico che Bruno è il mio idolo, finisce l'anno con questo personaggio che ha perso il parapetto durante la gara, ha perso il parapetto, gli si è aperta la tuta e si è sfilato. Questa è una cosa incredibile, sì, una cosa che non mi era mai successo in 30 anni. Ma lì il problema è che è stato lanciato male, secondo me. No, si ha mangiato troppo, molto probabilmente. Ma non è vero, te lo giuro, gli si è squarciata la tuta. Il mio problema è che era proprio qua all'ingresso della prima curva, e io arrivando ho detto ultimo giro, intanto pensavo avessero installato un tombino perché era rovesciato sto parato. E non lo vedevi? No, io l'ho visto, però pensavo, ma hanno montato un tombino in mezzo alla pista. Quando ho visto... Questo è un racconto meraviglioso. Ma Gianluca, non puoi capire, io quando ho visto questo affare qua, cazzo, mi sono un po' scusato. No, sì. Cavolo, ho messo un tombino in mezzo alla pista. Quando mi sono accorto di che cosa fosse, dentro di me ho detto, come cavolo ha fatto a tirar fuori il parapetto dalla tuta? Perciò stavo pensando al pilota
che si era aperto e che sta correndo che senza tra l'altro il parapetto che non è proprio il massimo. Intanto Jacopo De Maria, grande su Mar de Grande Maria, passa agevolmente, adesso vediamo come affronterà la curva, se riuscirà a tenere la posizione. Adesso andiamo, mamma mia, vedi, guarda come esce fuori da lì, si vede anche dove imposta la curva. Questa era 1, 3, la 4. Eccolo qui, molto avanti rispetto agli altri. Ioverno Venezia, caro il mio Andrea Chirubini, siamo vicini alla fine di gara 1 con Super Redelli che la conduce. Ioverno Venezia, secondi e terzi, Cosso Camera, Bossotto, Andrea Chirubini che è al mio fianco, Spatari, Sgariboldi, Tonio Maggio, nono e decimo, Trucco Piovani, Mardegande Maria Di Giacomo, Pignatale, Sani, Gherardi, Grillandini, Miozzo, questi sono i primi 20. Andiamo a vedere come affronta le ultime curve Cosso Camera, mentre andiamo anche live con Redelli che sta per chiudere quella che è stata una gara al comando dal primo giro. Caro mio Andrea Crubini, non l'ha mai mollato. La dominata è stato bravo, perché poi sembra facile, ma io ho visto quelle due curve, vince impennando Redelli. Vince gara 1 in maniera anche abbastanza agevole. Chi gli arriva dietro dovrebbe essere Venezia, con alle spalle Ioverno. Questo dovrebbe essere poi l'incedere finale con diversi piloti addirittura già doppiati. Questo bravo, è da sottolineare. Bravo Ioverno col 1000, non è terzo Ioverno, ha fatto una grande gara. Non è facile presentarsi con 1000 subito. Esatto, quarto Cosso Camera, quinto Bossotto, sesto Chirubini, settimo Spatari, Sgariboldi, Tomio Maggio, Trucco Piovani, De Maria Di Giacomo, Andre. Questa era gara 1, abbiamo visto una bella gara, interessante, tanti sorpassi anche soprattutto nelle retrovie. Redelli l'ha comandata dall'inizio alla fine. Venezia e Ioverno a chiudere il primo podio. Adesso diamo appuntamento a gara 2, dove speriamo di divertirci ancora di più. Assolutamente sì. Ciao ragazzi, a tra poco. Un saluto.